In uno dei momenti più difficili dell'amministrazione comunale Biondi arriva Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, a confermare il suo sostegno da Roma, sia al sindaco dell'Aquila ma anche al presidente della regione Marco Marsiglio. L'Abruzzo è una regione modello, dice la Meloni, ma il governo fa solo promesse per questa regione che paga il prezzo dell'essere di centrodestra. L'Abruzzo oggi è un laboratorio per buon governo di Fratelli d'Italia, sia nella regione sia per esempio nella città dell'Aquila, dove mi pare che i risultati continuino ad arrivare copiosi, dove mi sembra che noi invece di stare lì a raccontare delle promesse possiamo porci il lusso di raccontare dei risultati, dove abbiamo un governatore che si è concentrato sulla tematica sulla quale di solito non si concentra nessuno, che però è la più importante, che è quella delle infrastrutture, che vuol dire consentire a questa regione di competere ad armi pari, sia sul piano delle strade, dei porti, dell'aeroporto, delle ferrovie. Marsiglio in poco più di un anno ha lavorato su tutti i fronti, ha gestito ottimamente l'emergenza Covid. Probabilmente se in un'altra regione italiana fosse stata costruita un'eccellenza ospedaliera in pochissimo tempo e tra l'altro con un costo inferiore di quanto previsto, no? Avrebbe avuto molta più visibilità, ma noi siamo molto fieri di questo. Considero da pazzi irresponsabili quello che il governo sta facendo in queste ore sul tema dell'immigrazione, perché io ricordo un governo che rincorreva gli italiani con i droni quando correvano da soli sulla spiaggia durante il lockdown. Noi abbiamo con quella fermezza consentito che non si propagasse il Covid e oggi si fa finta di non vedere che ci sono migliaia di immigrati clandestini che prima entrano irregolarmente sul nostro territorio, alcuni di loro sono contagiati, molti scappano e vengono, quando vengono recuperati dopo giorni, però insomma non siamo stati in grado di controllarne anche i movimenti, e secondo me questo qui è folle. Getta invece acqua sul fuoco per la crisi comunale con la Lega, a cui aveva seguito il ritiro delle deleghe e degli assessori qualche tempo fa, e auspica un ricompattamento. È sicuramente una coalizione che però marcia compatta quando è necessario, e così è accaduto anche qui e così accadrà anche in futuro, dove penso che sia nelle prossime amministrative a Chieti Avezzano, come è accaduto in tutta Italia, nonostante si sia dialogato per diverse settimane, alla fine abbiamo privilegiato la compattezza come è normale che sia, e anche all'Aquila confido che rientri tutto. Certo, non credo che ci si possa obiettivamente vergognare dell'amministrazione Biondi, però magari la frase sbagliata di un singolo può essere corretta dagli altri, cioè, ci si può chiarire. Io non ho dubbi sul fatto che questo accadrà, perché poi alla fine anche con la Lega e soprattutto con la Lega abbiamo sempre lavorato molto bene.